Ah, Verdastri, qua è quasi ora di tornare a usare gli occhiali perché con queste giornate di sole l'unico problema è forse la temperatura che non è ancora adatta. Comunque, oggi volevo parlarvi di un prossimo evento e vi chiederete cosa faccio con questo sacchetto in mano. Beh, questo è un sacchetto di cavallette, sì, non vorrei sbagliarmi. Cavallette edibili, quindi mangiabili da noi, e le tengo in mano perché prossimamente io le assaggerò e mangerò durante una live su YouTube. Domenica 20 marzo si terrà appunto una live dell'Ento TV dopo un bel po' di mesi dall'ultima. In questa live si parlerà di entomofagia. Cercheremo di sviscerare l'argomento e non sarò l'unico a mangiare insetti. Anche altri adepti dell'Ento TV li assaggeranno e alcuni di questi non sono troppo contenti di fare questo assaggio. Comunque vedremo in diretta cosa succederà. E con noi ci sarà anche Luca di Cucina con D che ci preparerà qualche manicaretto fatto con gli insetti. E non sappiamo bene cosa riuscirà a fare, quindi sarà una sorpresa anche per noi durante la live. Però abbiamo grande fiducia in questo uomo e nella farina di scorpione che gli abbiamo mandato insieme al mix di insetti. Io credo che l'Italia dovrebbe avvicinarsi all'entomofagia e togliersi quel guscio da gourmet che ci contraddistingue, anche perché mangiare insetti può essere molto piacevole. E non è poi così tanto distante dalla nostra cultura, in fin dei conti. Dunque, Verdastri e Verdini, siete tutti invitati domenica 20 marzo alle ore 21 sul canale di Zoo Sparkle per parlare di entomofagia e fare qualche assaggio di animali a 6 e forse anche più zampe. Mi raccomando di esserci perché chi non presenzia e pone domande non potrà diventare sempre più verde. Thank you.